Cacao, meravigliao. Oggi, come avrete intuito, si parla di cacao. Il cacao, questa materia che utilizziamo per fare le tavolette di cioccolato e non solo. Ma il cacao è tutto uguale? O esistono diverse varietà? E quante varietà esistono? Bene, oggi cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande. Per produrre il cioccolato abbiamo bisogno della materia prima che è il cacao. Quando andate a comprare una stecca di cioccolato, che tecnicamente si dice tavoletta di cioccolato, avete solo l'imbarazzo della scelta. E specie in questi ultimi tempi ho notato che i brand si sono moltiplicati e i marchettari stanno facendo un grosso lavoro proponendo packaging sempre più accattivanti. E tavolette dai gusti innovativi e originali, non so, per esempio tavolette di cioccolato con il melograno, e tavolette di cioccolato con piccoli pezzi di fava all'interno, eccetera. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Ed è difficile orientarsi tra tutti questi prodotti e capire se il prezzo che ci propongono, quindi che andiamo a pagare, rispecchia effettivamente la qualità del prodotto o è solo una trovata commerciale. Beh, il discorso è un po' complesso, però oggi cercheremo di dare qualche indicazione utile all'orientamento per una scelta d'acquisto, che sia una scelta d'acquisto consapevole. Tralasciando il discorso delle aromatizzazioni che, ma forse magari farò un video approfondito su questo argomento, magari lo farò in un'altra pillola un po' più avanti, oggi cerchiamo di concentrarci sul cacao, sulla qualità del cacao e sulla sua varietà, sulle sue varietà. Allora, la pianta di cacao e come ho spiegato in un altro video che se ti sei perso ti consiglio di andare a vedere, la pianta di cacao, dicevo, si chiama Theobroma cacao. È una pianta che cresce nelle regioni equatoriali. Allora, la storia evolutiva di questa pianta è un po' complessa e quindi la tralascerò perché qui non abbiamo il tempo di approfondire tutti questi aspetti, anche se sarebbe interessante per capire alcune caratteristiche del cacao. Ma oggi cercherò semplicemente di fare una sintesi, dandovi le informazioni principali e cercando di semplificare il più possibile la questione. Allora, attenzione, esistono tre varietà di piante di cacao e quindi tre varietà di fave di cacao. Allora, la prima che vi nomino è il criollo. È la varietà più difficile da coltivare, il criollo è la più rara e si stima che solo il 2%, intorno al 2% di tutta la produzione mondiale di cacao è criollo. E come tale, ovviamente, è la più pregiata e la più costosa, quindi quella destinata a produrre cioccolati di migliore qualità. Il cioccolato prodotto con cacao criollo è sicuramente più delicato, più aromatico ed è molto elegante, quindi è destinato ai veri intenditori. La seconda tipologia di cacao è il forastero. È la varietà di cacao meno pregiata ed è quella più coltivata. Avendo rese alte e quindi essendo facile anche da coltivare, ha un prezzo inferiore sul mercato. E pensate che circa il 90% del cacao a livello mondiale dovrebbe essere forastero. È un cacao che generalmente non spicca per grandi sensazioni gusto-olfattive e viene utilizzato per la produzione di qualsiasi prodotto destinato all'industria o alla pasticceria che fa grandi numeri. Per mitigare la sua mediocrità quando si producono le tavolette di cioccolato, nella produzione spesso viene mescolato ad altri tipi di cacao, perché sennò veramente risulterebbe un po' mediocre. Bene, veniamo all'ultima tipologia di cacao, la terza. È il trinitario. Questa tipologia rappresenta circa l'8% della produzione mondiale di cacao e non è altro che un mix, un ibrido
tra il criollo e il forastero. Un incrocio, insomma, come per esempio ci sono anche gli incroci nei vitigni, per esempio. Allora, questa tipologia di cacao può riservare piacevoli sensazioni al palato. Infatti, dal punto di vista qualitativo, pur essendo un incrocio, si avvicina di più al criollo che non al forastero. Infatti, anche le quotazioni al mercato di questo cacao non sono proprio bassissime, non sono a livello del criollo, però non sono neanche a livello del forastero, quindi si avvicinano di più al prezzo del criollo. Bene, allora adesso, dopo tutte queste informazioni, avete qualche strumento in più per capire cosa comprare quando andrete a cercare una tavoletta, una crema spalmabile o una pralina. E fateci caso, per favore, se riportate in etichetta la tipologia di cacao con cui è fatto il prodotto che state scegliendo. Ma soprattutto, una volta scelto, una volta tornati a casa, quando fate la degustazione, concentratevi sul gusto e sulla piacevolezza di quel cioccolato. Però, ragazzi miei, vi devo avvisare di una cosa. Sì, vi devo proprio mettere in guardia. Io che di cioccolati ne ho assaggiati e valutati tanti, tanti. Guardate, non si torna più indietro. Una volta che avete scoperto e assaporato cioccolati di qualità, non ce la farete più ad assaggiare i cioccolati mediocri. Bene, e anche per oggi è tutto. Anche questa pillola volge al termine. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social dove posterò altri contenuti interessanti. Se avete delle domande fatemi sapere, se volete approfondire qualche argomento scrivetemi, sarò ben lieta di rispondervi e vi do appuntamento alla prossima pillola di Il Gusto al Centro. Ciao!